supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata delle Buone Cure, trasmissione realizzata in collaborazione con l'ASL di Piacenza. In questa puntata parleremo dell'ospedale di Villanova, l'ospedale Giuseppe Verdi, dove ha sede l'unità spinale e riabilitazione intensiva dell'ASL di Piacenza. Per farlo abbiamo qui in studio tre medici, ve li presento subito. Sono il dottor Domenico Nicolotti, direttore dell'unità spinale e riabilitazione intensiva. Buonasera e benvenuto. Grazie. La dottoressa Monica Orsi, responsabile di ergoterapia e sport terapia. Buonasera. Buonasera. E il dottor Francesco Verderosa, che è responsabile del servizio di urodinamica. Buonasera. Dottor Nicolotti, iniziamo subito col chiederle qual è la storia di questo ospedale, quali sono le sue funzioni nella rete provinciale e regionale. L'ospedale di Villanova è stato voluto dal maestro Giuseppe Verdi alla fine del secolo scorso in rapporto all'evidenza di lesioni negli operai della campagna, dei contadini, che dovevano percorrere su un carro praticamente la strada fino a Piacenza o fare il ponte di barche di Cremona, e allora ha pensato di fare una donazione alla popolazione di questo ospedale, che è nato come ospedale per acuti. Negli anni si è trasformato, negli anni 70-75, in un centro di riabilitazione per pazienti neurolesi. Negli anni 80 ha preso la caratteristica in parte di trattamento riabilitativo anche delle pazienti, dei pazienti con lesioni midollare. Alla fine degli anni 90, grazie al lavoro dell'allora primario dottor Lotta, la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto 10 posti letto per pazienti con lesioni midollare post-traumatica, che si affiancavano ai 15 posti letto di allora del centro di Montecatone di Imola. A oggi noi conserviamo questi 10 posti letto per i pazienti dell'Emilia Romagna con lesione midollare, traumatica e non traumatica, anche se i posti letto occupati dai pazienti mielolesi, che sono pazienti che hanno un danno midollare, quindi problemi di paralisi, di anestesia agli arti inferiori o anche agli arti superiori, i letti occupati in media sono da 15 a 18 posti letto. Il centro però non si occupa solo di pazienti midollari, trattiamo la riabilitazione intensiva anche di pazienti cerebrolesi e dei pazienti con esiti di chirurgia ortopedica recente, per un totale di 37 posti letto. Quindi chi sono i vostri pazienti? Avete anche un'altra utenza diversa da chi ha subito dei traumi, anche persone che hanno malattie, neoplasie e altre cose? Sì, dunque, per quanto riguarda i pazienti mielolesi, trattiamo la riabilitazione del post-trauma, quindi pazienti post-traumatici, ma anche dei pazienti mielolesi non traumatici, vuol dire pazienti che hanno avuto un danno midollare, quindi neurologico, in conseguenza di lesioni vascolari, ischemiche o emorragiche, esiti neoplastici, esiti infiammatori, esiti delle patologie degenerative come i fatti dovuti all'artrosi, patologie autoimmunitarie come le mieliti, patologie infettive come gli ascessi midollari o vertebrali. Questi pazienti in generale, tutti in che condizioni arrivano da voi? Il percorso del paziente traumatico passa attraverso la rianimazione, la neurochirurgia o la neurotraumatologia.
nel momento successivo vengono segnalati a noi per la riabilitazione intensiva, per cui c'è un accordo regionale, per cui a livello della regione ci sono 3 trauma center, che sono i centri per le cure immediate di soccorso appena dopo che il paziente ha avuto l'incidente. I pazienti vengono raccolti di solito o da un'eliambulanza o da un'ambulanza, portati nelle rianimazioni. Dalla rianimazione possono aver bisogno della neurochirurgia o della neurotraumatologia. In un secondo tempo vengono da noi. A livello regionale ci sono 3 trauma center, come dicevo, ci sono anche 2 unità spinali in rete con i trauma center, rispettivamente a Montecatone di Imola per quanto riguarda l'Emilia Centro e l'Emilia Est, e per quanto riguarda l'Emilia Ovest, rispetto alle province di Piacenza, Parma e Reggio, c'è il centro di Villanova d'Arda. Ecco, per curare pazienti così complessi occorrono competenze diverse, dottor Nicolotti. La vostra è un'equipe multidisciplinare? La nostra è un'equipe multidisciplinare che va intesa come equipe non solo di medici, perché tutto il personale ha un ruolo molto specifico nel percorso riabilitativo del mielo leso, partendo dall'infermiere, che non è un infermiere di corsia come può essere in una medicina, deve avere competenze di urologia, deve avere competenze di chirurgia plastica, di dermatologia, deve avere molte competenze anche psicologiche. Poi ci sono i medici, i fisiatri, e all'interno del personale dell'ospedale noi siamo tutti fisiatri, abbiamo anche un neurologo nel nostro personale, e ricorriamo frequentemente alla collaborazione delle nostre interfacce, che sono il neurochirurgo, che sono l'ortopedico, l'urologo, l'infettivologo, il pneumologo, lo psichiatra, lo psicologo. Sono tantissime le persone che partecipano a questo percorso, perché è un percorso spesso presentante dei problemi di tipo sia internistico, ma non solo internistico, anche di tipo psicologico spesso, o di tipo chirurgico. Ad esempio le lesioni da decubito hanno bisogno dell'intervento del chirurgo plastico. Altre figure che fanno parte del team sono i terapisti, che sicuramente sono le persone che poi sono in prima parte responsabili del recupero motorio. C'è lo psicologo, c'è anche l'assistente sociale, perché bisogna preparare il rientro al domicilio e quindi predisporre che la casa possa accogliere la persona. Ci sono le ergoterapiste, che sono le tecniche riabilitative incaricate di predisporre tutti gli attrezzi che hanno bisogno per un rientro a casa, tipo la carrozzina, i sollevatori quando sono necessari, i materassi per evitare le lesioni da decubito, il letto elettrico per poter rendere autonoma anche la gestione nel letto del paziente. Ecco, lei ha introdotto argomenti che poi approfondiremo con anche la dottoressa Orsi. Adesso volevo però porre un'altra domanda prima al dottor Verderosa. Da voi non vengono soltanto pazienti, diciamo, mi passi il termine, acuti, ma anche alcuni rientrano dopo aver fatto un percorso presso la vostra struttura o sì, hanno bisogno di nuove cure. Ecco, cosa sì, succede? Questi sono i cosiddetti rientri. Si tratta di persone, nel caso di unità spinale, paraplegici o tetraplegici, che di norma per avere bisogno di noi devono purtroppo aver avuto delle complicanze. Le cause di questi rientri, quindi di una successiva presa in carico del paziente, generalmente sono legate a complicanze della vescica, a complicanze o alterazioni del tono o una riduzione delle capacità funzionali, o molto importanti anche le complicanze che riguardano l'integrità dei tessuti cutanei, cioè le cosiddette ulcere o piaghe da decubito. Noi abbiamo al nostro interno dei percorsi diagnostico e terapeutici che riguardano questi ambiti che ho citato, e qualora, o perché ci viene segnalato dal medico di famiglia o perché noi, che abbiamo un ambulatorio specifico per le lesioni midollari, visitiamo uno di questi pazienti che presenta queste complicanze, organizziamo il ricovero e all'interno, nel prosieguo di questo ricovero, inseriamo tutte le attività diagnostiche e terapeutiche specifiche, ad esempio per quanto riguarda
le piaghe da decubito, attiviamo le nostre consulenze, che sono le consulenze del chirurgo plastico, il quale può visitare il paziente o può addirittura anticipare il nostro ricovero operando il paziente nell'unità di chirurgia generale che lavora nella nostra azienda e quindi successivamente al trattamento chirurgico, accordandoci, trasferirci il paziente per il proseguo del trattamento riabilitativo che consiste nella buona gestione del focolaio chirurgico, le medicazioni e drenaggi e anche però un programma che faccia riprendere al paziente l'autonomia, che è graduale perché è stato sottoposto a interventi chirurgici particolarmente complicati. A quali esami specifici vengono sottoposti questi pazienti? Allora, se trattiamo di pazienti acuti, cioè che entrano dalle neurochirurgie, dalle rianimazioni, eccetera, una buona quota di esami sono legati al controllo di quello che è stato fatto nel reparto per acuti. Il paziente magari è stato intubato, è stato stabilizzato per le fratture che ha avuto complicanze respiratorie, quindi abbiamo una serie di esami che sono dei controlli a cui poi chiediamo ai colleghi che hanno fatto l'intervento, ad esempio il neurochirurgo, di rivedere e di controllare. Una quota invece di esami è specifica del percorso riabilitativo del mielo lieso e sicuramente tra gli esami specifici ci sono gli esami che riguardano la funzione vescicale, perché le lesioni del sistema nervoso centrale e in primis le lesioni midollari comportano sempre una alterazione della funzione vescicale. Questi esami, ecco, questa è proprio la nostra sala di urodinamica, questi esami sono esami complessi che vengono eseguiti da un medico e da un infermiere e andiamo a studiare proprio come funziona questa vescica che ha perso l'innervazione. E ci sono esami che accompagnano questo, come la valutazione neurourologica, oppure esami ecografici per andare a studiare la vescica e il rene in che condizioni si trovano. Ma facciamo anche esami neurofisiologici, cioè elettromiografia, esami della conduzione dei nervi, esami come i potenziali evocati, che ci permettono di inquadrare il paziente nella sua totalità. Non andiamo a studiare solo la vescica, andiamo a studiare anche come funzionano i nervi e i muscoli, come rispondono, poi ci sono le risonanze. C'è un insieme di attività diagnostica che ci aiuta per capire sempre meglio il paziente in che condizione è e quindi per impostare il trattamento riabilitativo. Ecco, le chiedevo di spiegarci, avete usato il termine mielolesi, di spiegarci che cosa significa. Ma è un termine che si riferisce a pazienti che hanno avuto delle lesioni midollari, che possono essere di natura traumatica, quindi legate a un evento traumatico, una frattura, spesso sono pazienti che hanno avuto degli incidenti stradali o da precipitazione o da incidenti sportivi. Quindi lesioni alla colonna vertebrale. Lesioni alla colonna vertebrale. Ma non sempre le lesioni midollari hanno questo meccanismo. Ci sono anche mieliti, forme infettive, infiammatorie, forme ischemiche, forme legate a malattie quindi ci sono anche altre forme e poi ci sono sempre in aumento nella nostra popolazione le forme neoplastiche, cioè localizzazioni tumorali spesso secondarie, prostata ad esempio, mammella, che danno delle metastasi midollari e che determinano dei quadri clinici molto simili a quelli che vediamo nel traumatico, però con prognosi chiaramente molto più complicate, perché di solito questi pazienti hanno a che fare con una lesione midollare e anche con un problema di altra natura. Quindi bisogna gestire la loro riabilitazione a volte con delle terapie intercorrenti che fiaccano il paziente, che ci costringono a rallentare il trattamento. La gestione del paziente spinale è sempre abbastanza complessa, in alcuni casi molto complessa. Multidisciplinare, insomma, come dicevamo prima. Assolutamente. Anche il nostro team è un team in cui ognuno dà il suo contributo e non sarebbe possibile fare in un altro modo. Ecco, veniamo adesso alle terapie, dottoressa Orsi. Prima il dottor Nicolotti accennava all'ergoterapia. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Ergoterapia o terapia occupazionale?
Terapia occupazionale è una disciplina abbastanza recente, cioè in Italia è stata normata solo nel 97, in realtà nei paesi anglosassoni hanno un'esperienza molto più remota, a parte dagli anni 70. In pratica è un insieme di attività mirate al recupero così del benessere del paziente all'interno delle attività quotidiane attraverso l'occupazione. Quindi noi abbiamo come obiettivo quello di recuperare la maggiore autonomia possibile, che non significa autonomia assoluta, ma può essere anche compartecipata con altre persone, in quelle che sono tutte le attività quotidiane. E abbiamo due modi per raggiungerlo, cioè uno lavorando sul paziente, intanto valutando il repertorio motorio e cognitivo che il paziente ha, vedendo come usa la persona questo repertorio e quindi facendo dei progetti riabilitativi mirati proprio sulle singole parti, sull'arto superiore, sui trasferimenti. E l'altra grande area su cui noi interveniamo è quella invece ambientale, cioè molto spesso laddove non è possibile arrivare all'autonomia lavorando sulla persona, lo dobbiamo fare lavorando sull'ambiente, che è il domicilio, la scuola, l'ambiente di lavoro, e questa è una grossa fetta di lavoro che richiede l'intervento di tante persone. Noi abbiamo una terapista occupazionale, poi a rotazione abbiamo altre tre terapiste che lavorano in terapia appunto occupazionale dedicate parzialmente e un assistente, ed è un lavoro che si snoda nei mesi proprio quotidianamente, che ci porta poi ad individuare gli ausili necessari, la carrozzina o quant'altro, insomma. Poi sempre più le interfacce anche così informatiche ci danno una mano in questo senso e portiamo il paziente al maggior grado di autonomia possibile. E parlava di mesi, si tratta quindi di terapie che hanno un lungo decorso. Sì, poi spesso non si esauriscono neanche col primo ricovero, cioè molto spesso anche la scelta degli ausili, per esempio, è una scelta che cambia nel tempo, perché cambiano le esigenze, cambiano le esperienze di vita, i quadri clinici, quindi insomma, sono pazienti che non perdiamo praticamente mai questi. E poi tutto dipende anche, immagino, dal soggetto stesso, da come risponde alle terapie. Certo. Anche perché, come dicevamo prima, c'è attenzione anche dal punto di vista psicologico a come reagisce il paziente. Sì, alcune proposte non possono venire fatte, ad esempio, in un primo ricovero, soprattutto quello che è poi, non so, l'affrontare il mondo sportivo, queste cose spesso tornano loro poi con delle richieste specifiche, quindi si fanno fare delle esperienze e poi si accompagnano. Ecco, a Villanova avete lavorato per anni anche sullo sport terapia, avete una palestra, una abbiamo piscina? Abbiamo una palestra molto grande, abbiamo una piscina che però non viene utilizzata, cioè è più a scopo terapeutico, non viene utilizzata come così attività sportiva, e invece la palestra sì. E anche se poi in realtà ci sono tanti nostri ex pazienti che hanno avuto e che hanno tuttora un ruolo a livello sportivo molto importante, abbiamo dei campioni paralimpici soprattutto nel nuoto, e che sono stati da noi come pazienti e poi hanno continuato come sportivi al di fuori. Diciamo che ci sono due momenti, cioè uno che è l'attività sportiva intesa proprio come terapia ed è durante il ricovero, dove in terapia sportiva vengono messi a punto quelli che sono i progetti riabilitativi già realizzati in palestra, quindi lavorare sul lato superiore, il controllo del tronco, la sensibilità, e che quindi vanno ad integrare tutte le altre attività quotidiane di palestra. E poi invece c'è la costruzione proprio di un percorso sportivo più a scopo ludico, che va oltre ovviamente il ricovero, e che è fondamentale, cioè i nostri pazienti spesso ci dicono che poi all'interno dello sport ritrovano una dimensione che va al di là della disabilità, insomma, per cui diventa soprattutto in una fase successiva fondamentale e molto importante. Un grande stimolo. Sì, un grande stimolo a uscire, a integrarsi, andare ad affrontare nuove sfide. Tra l'altro voi avete anche una squadra di basket, Basket Regia Villanova. Sì. In realtà non è proprio la squadra dell'ospedale. Sì. A me piace vederla come un po' il futuro del lavoro, dei semi gettati durante il ricovero di questi ragazzi, che poi ha generato questo frutto meraviglioso che va avanti da sé, cioè non è che
noi diamo un contributo così importante, ed è una squadra che è in campionato in Serie B e dà una grande soddisfazione. Ma entrando nel dettaglio, quali sono i benefici dell'attività sportiva anche sul fisico stesso? Sul fisico stesso, soprattutto in fase di recovero, è quello, come dicevo prima, di potenziare i risultati ottenuti in palestra, perché il lavoro viene sempre integrato attraverso anche delle riunioni di equipe, per cui l'obiettivo cercato dalla terapista in palestra viene poi perseguito anche in palestra con degli esercizi mirati. E poi ovviamente c'è il grande risvolto psicologico e di socializzazione di questi, dei pazienti, che fanno anche gruppo tra di loro, e poi non solo, una volta usciti si integrano nelle società sportive e quindi continuano poi la loro strada. Tra l'altro la palestra che avete all'ospedale di Villanova ha delle caratteristiche che la rendono una delle più ben fatte, diciamo, in tutta Italia addirittura. Sì, è recentemente realizzata. Sì, è un campo in cui vengono regolamentare, vengono fatte proprio le partite di campionato, insomma, sì. Benissimo, allora diciamo, possiamo dire che il vostro sforzo quotidiano è quello di cercare di portare il più possibile queste persone che hanno subito questi traumi, che hanno queste malattie importanti, dottor Nicolotti, ad una vita quasi normale. Certo, il nostro compito è, come dice lei, di cercare di riportare queste persone a una vita quasi normale. Abbiamo avuto, secondo me, il dono di poter fare questo lavoro, perché è un lavoro molto completo, che prende, diciamo, tanti ambiti specialistici, dall'urologia alla chirurgia, alla psicologia, alla medicina interna, alla neurologia soprattutto. Ma è un lavoro che non può essere fatto sicuramente con freddezza, è un lavoro purtroppo, per certi casi, che prende molto anche diciamo l'umanità delle persone, e non nascondo che a volte entriamo anche in certo disaccordo, no, tra di noi, perché certi progetti si vorrebbero portare avanti fino a una conclusione ottimistica, ma la situazione neurologica non lo permette, per cui siamo a volte anche messi in discussione sulla nostra capacità di operare positivamente su certe patologie che non riescono a migliorare perché il danno è troppo grave. Però questo è un incentivo comunque a perfezionare i nostri protocolli, a perfezionare anche il lavoro di gruppo, perché abbiamo capito che non è solo la tecnologia che fa migliorare il paziente, ma è tutto un insieme di lavoro fatto in gruppo, in accordo e con professionalità. Non disperando mai di poter migliorare l'autonomia delle persone e la loro, soprattutto, ottica sulla vita. Noi siamo contenti quando una persona torna nel nostro ospedale e si sente reintegrata nella famiglia, si sente a volte reintegrata nel lavoro, tornano a volte ragazzi che si sono sposati, hanno avuto dei figli. Cioè, noi abbiamo soddisfazione in questo, non tanto nel fatto che un paraplegico cammini, ma il nostro lavoro è quello di cercare il massimo del recupero dell'autonomia, e quando abbiamo ottenuto questo siamo contenti. Abbiamo portato avanti questo lavoro dal 1980, chiaramente sono cambiate le tecnologie, ci sono tanti supporti in più anche a livello informatico, di comunicazione. La patologia però è una patologia seria, perché ci siamo anche resi conto che maggiore l'autonomia delle persone, maggiore nel paraplegico e nel tetraplegico, e poi il rischio che insorgano delle complicanze addirittura legate a questa autonomia. Una persona che sta 12 ore in carrozzina perché ha trovato un lavoro sul computer, è chiaro che ha più rischi di presentare delle lesioni da decubito. Ci sono delle persone che viaggiano anche all'estero in aeroplano, eccetera, e sono sottoposte a questi rischi delle posizioni forzate. Ci sono degli stress anche psicologici in queste persone quando vengono incaricate di compiti anche a livello lavorativo che chiedono un lavoro intensivo dal punto di vista del loro corpo e non lo possono garantire. Se lei pensa che un tetraplegico non può permettersi di controllare la propria pressione arteriosa perché la maggior parte del corpo
non riesce a gestire il controllo vascolare, non riescono a gestire la sudorazione. Anche nell'ambito sportivo ci sono delle grosse limitazioni, proprio dovute al fatto che il sistema vegetativo che controlla la pressione, la sudorazione, il movimento intestinale, il riempimento della vescica, cioè tutti questi fatti vengono interessati dalla lesione. E queste persone sono ogni giorno della loro vita in, diciamo, in un accordo di convivenza con un ospite che non fa quello che vogliono loro, per cui devono giungere spesso a compromessi tra quello che vorrebbero fare e quello che il loro corpo gli permette di fare. Se lei pensa a una persona con una grave spasticità, vorrebbe girarsi nel letto ma non riesce perché il suo corpo non glielo lascia fare. Allora il nostro intervento è molto importante perché riuscire a rendere più libere le persone di poter gestire il proprio corpo nello spazio è un grande risultato e secondo me abbiamo un lavoro molto bello, molto impegnativo, che non ci deve far perdere in tecnologie strane, ma ci deve far sempre mirare all'obiettivo più importante, che è la persona nell'ambito del suo contesto familiare, contesto di vita, contesto lavorativo. Quindi è molto importante anche, diciamo, il rapporto umano che il medico deve riuscire a instaurare con i pazienti. Certo, io penso che sia fondamentale questo. Il rapporto umano è fondamentale il rapporto che si instaura con tutti i terapeuti dell'unità spinale, perché dall'infermiere che instaura un rapporto, diciamo, anche molto intimo col paziente, perché deve essere gestito a livello vescicale, a livello intestinale, tutta la toilette, il rapporto anche con il terapista che per mesi ha sotto le sue mani il corpo di questa persona che spera di poter migliorare, spera quasi in un fluido, no, che esca dalle mani del terapista e gli ridia il movimento, dal rapporto che hanno con i medici, perché anche con la terapia medica si riesce a gestire un po' meglio un aspetto della patologia, che può essere o l'ipotensione posturale o il ridotto controllo della vescica, i problemi intestinali, lo scompenso anche cardiocircolatorio, i problemi respiratori. Cioè sono tanti gli ambiti che abbiamo sotto il nostro piano di intervento. Non ultimo è il compito ad esempio dell'assistente sociale, che deve tenere le fila ad esempio dei rapporti anche sociali con la famiglia, con le istituzioni, con il territorio, per permettere che sia ottimizzato il rientro anche al domicilio. Un altro ruolo importante è quello dello psicologo, che deve cercare di far vedere un po' il bicchiere mezzo pieno piuttosto che sempre mezzo vuoto. E allora gli incontri anche con lo psicologo possono aiutare sia la famiglia che l'interessato a superare un momento molto difficile per la propria vita, perché è un momento veramente difficile per la propria vita, in cui ad esempio uno sportivo di motocicletta esce di pista a 300 all'ora e si trova completamente paralizzato agli arti superiori e inferiori e vede ridiscussa completamente la propria vita. E allora poterlo accettare è un passo molto importante, però è un passo anche molto duro. Grazie anche per il messaggio di speranza che ci avete dato in questa puntata. Quindi io saluto i nostri ospiti, il dottor Nicolotti, la dottoressa Orsi e il dottor Verderosa. Li ringrazio tantissimo per essere stati con noi e do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata, che andrà in onda tra 15 giorni. Grazie di nuovo ai nostri ospiti. Buonasera. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.